Grazie Presidente. Sì, per chiedere una informativa urgente alla Presidente del Consiglio Meloni per riferire sulla gestione della cybersicurezza, sulla gestione delle banche dati di importantissime istituzioni del Paese, quali il Ministero dell'Interno, della Giustizia ed altre istituzioni. Vista che questa gestione si è rivelata fallimentare, come emerge ulteriormente dalle ultime notizie di stampa che riportano le importanti indagini che si stanno svolgendo a Milano. Quindi questa informativa è assolutamente urgente, Presidente, perché la Presidente Meloni deve dirci cosa intende fare il suo governo per mettere in sicurezza le istituzioni che sono sotto attacco e la sicurezza dei cittadini. Sono davvero mesi e mesi che questa destra, questa maggioranza e questo governo, sfruttando la vicenda Striano che tutti noi conosciamo, hanno inteso fare della vera e pura propaganda per dipingersi stucchevolmente, in un modo davvero insopportabile a nostro giudizio, come vittime di non meglio precisati attacchi che avrebbero come obiettivo quello di buttare giù questa maggioranza e questo governo. E tra l'altro hanno approfittato per mettere su una indegna campagna di odio e di attacchi nei confronti di un campione dell'antimafia, cioè il nostro attuale collega ed ex procuratore nazionale antimafia, il dottor Cafiero De Raho. Davvero hanno messo su una serie di attacchi e di delegittimazioni che grida vendetta. E nel frattempo nulla hanno fatto per mettere in sicurezza il Paese. Non hanno fatto nulla di concreto. Noi in questi mesi, come Movimento 5 Stelle, nei vari provvedimenti, a partire proprio da quello che riguarda la sicurezza dei dati e la cybersicurezza, avevamo proposto una serie di emendamenti, di ordini del giorno che avevano lo scopo di aumentare gli investimenti in questo campo, perché la cybersicurezza, la protezione dei dati non si fa a chiacchiere, si fa investendo in uomini, in donne che devono lavorare in questi sistemi e dotandoli di tutte le infrastrutture necessarie allo scopo. E quindi ciò presuppone degli investimenti consistenti che questo governo non ha voluto fare e si è limitato alla propaganda. Che questa colossale violazione dei sistemi, queste centrali di dossieraggio che stanno venendo fuori, ripeto, da ultimo con le indagini di Milano, io voglio rimarcarlo, Presidente, sono state scoperte grazie alle indagini della magistratura, grazie alle intercettazioni che il ministro Nordio vuole abolire o vuole limitare perché a suo dire sono uno spreco di soldi. Noi invece vediamo, possiamo avere contezza di quanto siano stati violati i nostri sistemi, grazie, ripeto, alle indagini della magistratura che un giorno sì e l'altro pure da questa maggioranza di governo sono attaccate e dipinte come soggetti che vogliono attaccare la democrazia. Siamo alla follia dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista. Quindi la Presidente Meloni, e concludo, Presidente, deve dirci tra l'altro cosa ha fatto il sottosegretario Mantovano, che ha la delega ai servizi di informazione e sicurezza. Vogliamo sapere, in questi mesi, i nostri servizi, e in particolare l'AISI, se ha visto qualcosa, se si è accorto di qualcosa, visto che tra l'altro sembra emergere dalle indagini che l'AISI sia in qualche modo coinvolto o come vittima o tramite funzionari infedeli, come addirittura compartecipi di questi presunti reati. E tra l'altro vorremmo sapere anche che cosa ha fatto, e finisco davvero, Presidente, la ringrazio, l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, che sembra davvero abbia assistito a questo scempio senza fare nulla. E tra l'altro abbiamo anche invece assistito a un cambio negli scorsi mesi proprio alla testa dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, in cui appunto è stato nominato il prefetto Frattasi, che persona degnissima, ma non mi sembra un esperto nel settore informatico. E invece era stato indotto alle dimissioni il suo predecessore Baldoni, che invece era uno stimatissimo
pochissimo, diciamo, informatico e un esperto del settore. Concludo davvero, Presidente, la situazione è talmente grave e sono davvero talmente a rischio la sicurezza dei cittadini e la sicurezza delle istituzioni che questa informativa davvero deve essere calendarizzata nel più breve tempo possibile. Grazie.